Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al Wedding Expo. Grazie, grazie da Marco Renzi. Siamo su Wedding TV, la TV del matrimonio, la piattaforma che si occupa di seguire anche questi eventi importanti in Calabria. Qual è questo appuntamento fieristico rivolto agli sposi, alle famiglie, alla casa, alle novità del settore? Sta per iniziare un appuntamento, anzi una serata molto interessante che trasmetteremo, riprenderemo, riproporremo su Wedding TV, che adesso vi facciamo ammirare per quella che è l'importanza anche dell'ospite che sta per arrivare. Adesso c'è questo salotto, questo appuntamento che è stato chiamato il matrimonio perfetto di Cira Lombardo, perché lei è l'ospite, la madrina di questa serata e di questo evento. Le facciamo un applauso, perché le diamo il benvenuto ed è dietro le quinte e tra qualche istante sarà appunto qui con noi e cercheremo di darvi delle informazioni. Qui ci sono tante spose, famiglie in preparazione al grande evento, al grande giorno, il più importante, che è il matrimonio. Siete qui apposta e guardate anche appositamente la nostra TV, seguite la nostra piattaforma. Adesso ospiteremo e li chiamo in sequenza. Partiamo dall'hair stylist, eccola, Miriam De Angelis. Buonasera Miriam, grazie di essere qui. Lei, la conciatrice di tutto quello che vedrete stasera e anche delle proposte acconciature nuove da abbinare ai vari cambi di abito. Questa è un po' la tendenza e la novità. Abbiamo il make-up artist, un maestro, Dario Caminiti. Ciao Dario, benvenuto. Lei è, oltre che un'amica, è una flower. I fiori hanno un'importanza fondamentale, ogni cosa è importante al matrimonio, anche la più banale se c'è, ma la più piccola. I fiori sono determinanti e anche lì non bisogna sbagliare, sono legati a quello che è il mood, il tema del matrimonio. Lei anche è un'eccellenza in Calabria, è Ilaria Epifanio, la flower. Buonasera Ilaria. Ciao Ila, come stai? Benvenuta, benvenuta Ilaria. E adesso madrina della serata, per lei abbiamo una grande ammirazione, lei conduce un programma anche su Wedding TV, chi segue i nostri canali ha avuto modo di assistere alle sue performance, ai suoi matrimoni, alle cose grandiose, spettacolari che lei fa in Italia soprattutto, ma anche all'estero. Ce l'ammirano, ce la contendono, ma lei è italiana, è una delle più brave wedding planner italiane, madrina dell'evento, Cira Lombardo! Buonasera Cira, ciao Cira, come stai? Ben tornata in Calabria, è un piacere averti qui insieme a questo pubblico attento a quello che accade. Sono tanti qui, sono tanti in TV che ci seguono e ci seguiranno per quello che diremo e racconteremo. Intanto le tue prime impressioni arrivando qui all'evento, al Wedding Expo? Allora, sono sempre meravigliata per la partecipazione, per la voglia di condividere novità, condividere il pensiero, i modi di fare un evento, perché questo è un grande evento che alla fine presenta i dettagli di tanti futuri grandi eventi. E quindi è bello vedere la partecipazione dei professionisti e delle persone che vogliono spulciare tra queste novità. Ecco, di quello parliamo, anzi partiamo subito con te, facciamo un passo avanti, poi c'è una sedia dove ti lascio accomodare. Questo è il salotto di Cira Lombardo qui in Calabria al Wedding Expo, definito, per come lo hai voluto anche chiamare, per come è giusto che sia, perché il matrimonio deve essere tale. Anche noi di Wedding TV ne parliamo spesso e puntiamo, ognuno punta a quello, al matrimonio perfetto. Cosa vuol dire? Allora, Wedding TV è mi onora di trasmettere le mie puntate da quanti anni, Marco? Da molti anni. E nelle puntate noi raccontiamo, anzi sveliamo tanti segreti e diamo tanti input, tante inspiration. Il matrimonio perfetto cambia ogni anno. Quello che non cambia è l'originalità di un matrimonio, perché è costituita dalla personalità degli sposi, che sono unici, quindi non replicabili. E
delle caratteristiche del matrimonio perfetto, diciamo che ne sono quattro, i pilastri, io li chiamo sempre i pilastri. Voi per non sbagliare dovete semplicemente riempire dei contenitori, i quattro contenitori per non perdersi nell'organizzazione e nella personalizzazione, nell'originalità di questo evento, io mi auguro sempre unico nella vita di tutti voi. E io direi, li dico subito, li svelo subito. Allora, per fare un matrimonio originale e unico, personalizzato, dovete raccontare la vostra storia, la vostra personalità, e questo si chiama il fil rouge. Faccio sempre l'esempio, forse che è più semplice per comprenderlo. Se i due sposi hanno un hobby in comune come uno sport, dei libri, andare al cinema, oppure anche un lavoro, sono ingegneri, sono dei tecnici, perché non portarlo nell'evento, nel logo, nei colori caratteristici di queste passioni? Quindi il fil rouge è la storia di questa coppia. Poi tranquillamente andiamo nella cosa più semplice, che è la palette colori. La palette colori ci identifica se siamo animi romantici, passionali, energici, e io direi che quest'anno sappiate che involontariamente tanti hanno utilizzato una palette colori che io ho definito in uno degli ultimi post che ho pubblicato vitaminica. Siamo passati dall'arancio all'avion, che si sono ritrovati anche tantissimo nelle collezioni estive, con un pizzico di verde e di albicocca. Quindi vitamine. Buono. Buono, buono, fa bene anche alla salute. Quindi la palette colori che invece andrà tantissimo per questo autunno-inverno, e io dico che ce lo porteremo anche a inizio primavera, sono tutti i toni del Bordeaux. Quindi sapete che il colore tema di quest'anno è il borgogna, lo trovate nella moda e lo troverete, noi seguiamo i trend della moda, quindi lo troverete anche negli eventi. E poi dopo la palette colori dovete capire che ritmo dare al vostro evento, e il ritmo viene dato dalla musica che scegliete. La musica che scegliete è importante, musica classica, musica jazz, anche un caffè d'Omar, praticamente musica chill all'inizio, e poi di moda, perlomeno nei miei eventi, ma vedo un po' dappertutto, l'after wedding, che si chiude sempre o con un DJ pazzesco o con una band pazzesca. Anche perché io sono una fautrice che una band non può fare tutto. Secondo me all'interno di un evento ci devono essere più professionisti, perché altrimenti io mi annoierei a vedere sempre le stesse facce e a sentire sempre le stesse cose. E poi chiudiamo con l'incognita di tutto. Perdonatemi, non si capisce mai che stile seguire. Non si capisce mai. Si mischia il rustico con lo shabby, con il country chic, con lo shabby con il romantico. Vi assicuro, ragazzi, che sono completamente diversi. Se voi non siete dei cultori di queste, e sensibili a queste differenze, forse è il caso che vi affidate ad una professionista per far sì che il vostro evento non sia una Macedonia di stili. E qui potrei partire con una lezione lunghissima, e non mi sembra il luogo. Spero di avervi dato gli input giusti, e poi lascio la parola ai miei colleghi che sono la corona del resto di questo grande evento, che è il matrimonio. Sei stata chiara. Beh, la Macedonia magari la mangiamo pure al matrimonio, se ci sta, non lo so, dipende, però evitiamola. Un predessert, bravo, evitiamola se possibile, e affidarsi ad una professionista, ad un professionista per organizzare il matrimonio, per cercare che tutto abbia un senso, un equilibrio, un'armonia, è fondamentale, Cira.
è fondamentalissimo, perché io dico che gli sposi oggi possono accedere a questi professionisti che curano proprio l'armonia del matrimonio, perché si vedono troppe cose confuse, troppe. Volevo dire anche perché strada facendo qualcuno mi ha detto: quali sono i nuovi trend? Io penso che sono visibili, tant'è vero che ho detto a più di uno dei professionisti che sono qui in fiera: avete raddoppiato il fatturato. Perché dall'America, e noi adottiamo sempre le cose belle, entusiasmanti, che sono anche instagrammabili, quindi appena arriviamo in aperitivo o usciamo dalla chiesa, bam, fuochi colorati. Ditemi chi di voi non li ha sognati o non l'ha visti o anche li ha scelti. E quindi chi cura tra i fuochi pirotecnici, i coriandoli? Ora abbiamo questo nuovo trend che sono i fumi, le fumate. Ragazzi, sono fantastiche. Io sempre in uno dei miei post un fotografo ha fatto uscire un quadro, io dico un quadro di Monet, bellissimo. Li ritrovo più spesso anch'io quando vado e partecipo ai matrimoni per raccontare e seguire queste bellissime storie d'amore. Vedo sempre questi colori fantastici e questi momenti sempre diversi che devono esserci con protagonisti, professionisti sempre diversi. Sempre diversi, anche perché ora la mangiata ve l'andate a fare tutti i giorni. Il matrimonio è diventato un evento. Se i vostri ospiti non sanno che si vengono a divertire, non vi fanno a busta, non vengono, non vi mettono i soldi dentro. Loro vogliono passare una giornata, trascorrere una giornata diversa, perché a mangiare ci vanno chi può ogni fine settimana e chi non può ogni 15 giorni, ma la mangiata ormai ce la facciamo tutti quanti. Verissimo Cida, verissimo, assolutamente. Poi ti lascio sedere. La tendenza è quella del, e poi entriamo un po' nel dettaglio con voi, del cambio abito, del cambio acconciatura, del cambio trucco, sono situazioni a cui le... Del cambio bouquet, perché c'è, giustamente, e quindi questa non è una novità, ma è la tendenza. Allora, è la tendenza, che poi noi rispolveriamo tradizioni, perché mia nonna, ma anche mia madre l'ha fatto, io ho un po' di anni, perciò posso dire anche mia madre, il cambio, però loro facevano il cambio per partire per il viaggio di nozze. Ora noi facciamo i cambi per essere madonne in chiesa, bellissime, coperte, romantiche. Entrare in sala deve essere qualcosa da star, luminosa, scollata, leggiadra, e poi taglio torta con lo stesso abito, ma dopo l'after party, un abito corto, mozzafiato, con le frange, luminoso, scintillante. E sono ammesse anche le scarpette da ginnastica personalizzate, oppure le ballerine personalizzate. È scioccante, scioccate tutti. Scioccate tutti. E il cambio trucco, ci vuole qualcosa di entusiasmante. Io sembra che vi dico le cose per dirle, basta che andate su Instagram e tutto quello che vi dico lo vedete. Le mie spose, qualcuno ha esagerato un po', le mie spose arrivano a fare dai 3 ai 4 cambi di abiti. Cambiano minimo, ma proprio minimo, 2 acconciature, e Dario, proprio minimo 2 cambi trucco. Quindi ormai è diventato, se ci dobbiamo sposare, adesso un evento. Se no, non sposate. Grazie Cira Lombardo, accomodati pure Cira. Allora adesso entriamo un po' nel dettaglio, poi lasciamo spazio tra poco, cercheremo di non essere anche troppo lunghi, però di dirvi le cose che vanno dette, perché a seguire c'è la sfilata con le collezioni 2025 dell'Atelier Bonbon di Polistena, quindi tutto un susseguirsi di emozioni e di cose belle. Vorrei chiamare la modella, così parliamo bene di quello che sta per accadere. Ilaria, sei d'accordo? Posso chiamare la modella intanto? Prego, prego, chiamiamo Vanessa, che vedrete i cambi d'abito, le acconciature, il trucco. Intanto puoi fare tranquillamente
una bella passerella, perché lo merita l'abito, lo meriti tu, lo merita il bouquet, l'acconciatura, il trucco, è tutto così perfetto, eh? Veramente Cira, per come i nostri maestri hanno lavorato ad ogni dettaglio, alla cura di ogni particolare, partendo dal viso, dal volto, dai capelli, dall'eleganza dell'abito, appunto anche all'eleganza della modella di Vanessa. Acconciatura, Miriam, partiamo da te. L'acconciatura per l'abito da sposa, l'acconciatura del cambio d'abito, ne parliamo dopo, parliamo di questo e di quello che hai fatto con Vanessa. Bene, io su Vanessa, ma anche su altre ragazze che vedremo poi sfilare, ho preferito seguire un look da passerella. Tutte uguali, tutte a coda, molto pulite. È uno stile che mi rappresenta, ma è anche uno stile che quest'anno si vedrà tantissimo, perché si passa dal minimal, dal semplice, al cambio look con magari, ecco, non lo svelo ora, ecco, con poi questo nuovo look. Quindi io amo le mie spose così, come lei, pulite, semplici e perfette. Questo è un po' anche lo stile che ti rappresenta, che poi proponi alle tue spose. Esatto. Che rivediamo in questa modella adesso, in Vanessa. Andiamo al trucco, eh? A quello a cui ha lavorato Dario Caminiti. Mi affianco anch'io al concetto della mia collega. Il trucco sposa, oggi come oggi, io non lo identifico in uno stile ben preciso. Eravamo abituati al trucco un attimino un po' più stereotipato, un attimino più programmato, un attimino più indirizzato a quello che è la sposa. Oggi io invece il trucco sposa lo vado a intersecare in quella che è la personalità della mia sposa, quindi possiamo andare dal genere classico, iperluminoso, al genere un attimino più glamour, che appunto, così come diceva Miriam, abbiamo scelto insieme oggi delle spose da passerella. Col glamour cosa voglio dire? Che non si va a esagerare, bisogna armonizzare, così come diceva la nostra Cira, un attimino quello che è il trend, lo stile attuale in base alla ricorrenza, quindi ci vuole anche una certa tra virgolette maestria a gestire un attimino uno stile sicuramente più strong, più visibile, con quello che è il concetto da matrimonio, che non deve essere mai assolutamente volgare e iper insomma vistoso. Beh, chiaramente tutto è legato poi al carattere, alla personalità delle spose con cui vi rapportate, Dario. Certo, certo, assolutamente. Infatti la mia prassi è, ancor prima di affrontare la fatidica prova trucco, affrontare un momento di consulenza. A me piace entrare in sintonia con quella che è la mia sposa. Come dicevo prima, non stereotipo, non prototipo un trucco per quella sposa, ma voglio capire un attimino quelle che sono le sue esigenze, le sue aspettative, così come anche le sue abitudini, no? Oggigiorno voi donne, bene o male, chi più chi meno, anche per uscire insomma a fare una semplicissima passeggiata, adopererete l'arte del trucco, quindi avete delle anche abitudini che sicuramente vi faranno sentire a vostro agio rispetto a quello che è un giorno così importante, così come il giorno del matrimonio. Cira. Volevo aggiungere una cosa, vedete che io sono arrivata da Napoli devo ringraziare Ilaria, mi ha fatto trovare lo staff subito a disposizione. Io non mi sono sentita in difficoltà, perché appena arrivata sia Miriam che Dario praticamente mi hanno detto: noi ti seguiamo, sappiamo qual è il tuo stile, e mi hanno subito messo a posto, perché veramente mi hanno messo a posto con un trucco luminoso e un'acconciatura pulita, perfetta. Non so se avete notato, non è che io sono arrivata così. Loro mi hanno messa a punto per voi e hanno riprodotto in effetti quello con cui io mi presento sempre. Ciò vuol dire che hanno studiato la personalità della sposa, della persona, della mamma, in questo caso io una mamma della sposa, e mi hanno del personaggio e mi hanno valorizzato. Quindi è importantissimo questa conoscenza e questa ricerca prima, e questi sono i veri professionisti. Assolutamente sì, così come lo è Ilaria. Andiamo a questo contrasto meraviglioso, di questi fiori.
Allora, appunto anche noi dobbiamo essere abbinati soprattutto all'abito, allo stile della sposa, all'abito che lei ha scelto per il giorno del matrimonio. In questo caso un abito romantico, senza dubbio, sei d'accordo Cira? Romanticismo è l'ultima tendenza. Esatto. I fiori in 3D. E quindi volevo anch'io valorizzare i fiori. Sono andata con una tonalità sicuramente molto passionale, romantica, il rosso, e quest'anno, come diceva Cira appunto, sarà nella nostra palette colori, nelle nuove tendenze 2025. Per quanto riguarda lo stile del bouquet, sicuramente, a parte che ho già detto che è abbinato all'abito, è un bouquet romantico con una tendenza allo scomposto, quindi adesso si usa molto questa tendenza floreale, questa tecnica, e appunto di tecnica si parla, anche perché può sembrare molto improvvisato il bouquet solo di rose rosse, ma ha uno studio dietro e sicuramente ha una tecnica ben precisa. Grazie, grazie Ilaria. Andiamo all'altra modella, così procediamo poi con gli altri abiti che vedrete, sempre dell'Atelier Bonbon, acconciature e trucco e anche del bouquet abbinato. Quindi sono un po' le novità, le tendenze, partendo appunto dall'abito. Buonasera, facciamo prima una passerella. Ecco, abiti che poi vedrete tra poco, le collezioni sposa e cerimonia, appena finiamo questo talk qui al Wedding Expo di Rizziconi. La sfilata appunto delle collezioni 2025 dell'Atelier Bonbon con l'anteprima collezioni dello stilista Stefano Blandaleone. Fermiamoci qui e Cira, un commento prima sulla sposa, sull'abito, sull'armonia di quello che è? Allora, da notare che gli accessori hanno preso rilievo, e per accessori intendo proprio gli orecchini. Sono appariscenti, diciamo, non in chiesa ma sicuramente dal momento che entrano in villa, quindi è bello vedere arricchire il look con questi accessori così luminosi. E potrei raccontare tutto io, ma lascio sempre la parola ai miei... Sì, questa volta partiamo dal trucco, dal maestro Dario Caminiti. Ad esempio, ti sei ispirato sicuramente ai suoi occhi, alla sua carnagione, che è fantastica. Assolutamente, infatti con il mio team abbiamo deciso di utilizzare esclusivamente dei toni ipernaturali. Quello che potrete notare in Alessia è solo un cambio di rossetto. Perché Cira ho fatto questa scelta? Perché ho notato, soprattutto insomma nella stagione appena terminata, che il rossetto, credimi, è uno dei dettagli dove le spose ci pensano e ci ripensano. Quindi, essendo sicuramente Alessia in questo caso una sposa un attimino più pulita, più casta, chiamiamola in questo modo, insomma meno estrosa rispetto a Vanessa, ho scelto una tonalità di rossetto che vira sul rosa, sicuramente più naturale e meno rossastro rispetto a quello di prima. Anche in questo caso, Miriam, parliamo di una conciatura abbastanza pulita, come dicevi tu, che risalta anche i dettagli, il volto. Esatto, risalta tanto l'orecchino. Molto. E dà valore all'abito, perché per me l'armonia è la cosa più importante. Una sposa è bella se è armonica. Vero, fai ancora un passo avanti, per favore Alessia. E adesso raccontaci un po' di questo bouquet, scusami Ilaria. Allora, con questo bouquet diciamo che ho fatto un piccolo azzardo sull'anturium, che comunque è un fiore poco utilizzato dai nostri colleghi. In Italia, è vero. Dovete sapere che in America, New York, è un fiore di grande tendenza, però le cose qui da noi arrivano dopo 10 anni. Esatto. Vero. Esatto, quindi è un azzardo, volevo un attimo stimolare le mie spose con questo fiore, perché a me piace particolarmente tanto, lo trovo molto elegante, quindi ho abbinato questo bouquet a quest'abito proprio per l'eleganza della seta della gonna e soprattutto per la foglia che ha sul corpetto. Quindi appena ho visto quest'abito ho subito immaginato questo genere di bouquet con l'anturium, proprio per portare avanti un fiore diverso quest'anno.
se me lo permetteranno. Ecco, volevo chiederti, questa sarà una delle proposte 2025, sì. Ma qualcuno lo ha già scelto? È già capitato che qualche sposa abbia usato questo bouquet? Sì, sono fortunata perché moltissime spose mi dicono fai tu, quindi riesco un attimo a coinvolgerle e devo dire che si lasciano consigliare da te. Bene. Non tutte, però la maggior parte. Grazie ad Alessia, grazie ad Ilaria, grazie Alessia, ci vediamo dopo. Vi ripropone di nuovo la sua eleganza in tutto ciò che indossa, anche nell'acconciatura e nel trucco, nel bouquet e negli accessori. E l'abito, vi ricordo che è dell'Atelier Bonbon. Grazie Alessia. Altra modella, prego. Buonasera, andiamo direttamente in passerella, dove preferisci. Qui esageriamo sempre, esageriamo Cira. Allora qui esageriamo, sì. Allora questo è un abito romantico, sensuale, pazzesco, frizzante molto, sì. Guarda anche il bouquet, no? È frizzante come tutto quello che c'è intorno a questa sposa, che dà la percezione un po' di una sposa latina anche per i lineamenti. Lo è anche lei, passo bellissima. Avanti per favore, grazie. Allora, io penso che questo è un pizzo che sta andando tanto di moda, è bellissimo, tantissime volte vedo questi abiti che li chiamano trasformisti, questo pizzo è importante, fasciato da questi gonnoni di Duchesse, di tulle, e poi dopo l'abito cambia ed esce fuori la sensualità all'ingresso in sala. Bellissimo, io amo questi cambiamenti, anche perché altrimenti le foto vengono monotone, sempre uguali. Sempre uguali. Grazie Cira. L'acconciatura, ecco, ci soffermiamo. Chiaramente Miriam poi ripropone il suo stile, lo farà anche dopo con le altre modelle, essendo l'acconciatrice ufficiale della serata. Miriam, scusami, in questo caso, perdonami Cira, esatto, abbiamo montato una coda, non sono i suoi capelli sono cortissimi, abbiamo montato questa coda proprio per dare valore. Puoi ruotare un po' il capo per favore, grazie. Ecco, i suoi capelli erano alle spalle e abbiamo montato questa coda proprio perché per me lei era lunga. Io quando l'ho vista ho detto alle ragazze andate in salone, prendete una coda subito. Lunga. Sì. Meraviglioso. Bene. Complimenti Miriam. Dario! Nulla, per non essere ripetitivo, l'ultimo dettaglio a cui volevo insomma soffermarmi è solo la tipologia di trucco, che come voi avete potuto notare abbiamo avuto tre tipologie di visi diversi, tre tipologie di occhi diversi, tre tipologie di performance insomma diversi. È un trucco da noi scelto, da me scelto, universale, quindi anche Martina, che ha questi occhi, queste caratteristiche un attimino latine, questi occhi piuttosto piccoli, può indossare anche un trucco così come le hanno indossate le altre due modelle. Grazie Dario, questa volta soffermiamoci ancora una volta sul bouquet. Su questo bouquet speciale. Allora, rose inglesi, sì, sono molto gettonate tra le spose. Vero. E con un tocco di frizzante, come diceva appunto Cira, c'è la stilbe, che è questo elemento che fuoriesce dal bouquet e dà quel tocco di veramente frizzante, di un movimento particolare, un movimento che si abbina sicuramente al discorso della coda di quest'abito, dove abbiamo veramente un riccio notevole, quindi questa coda. Possiamo farvi vedere il dietro dell'abito, Martina? Possiamo, gentilmente, grazie. Ecco, ruotiamo. Ci fa un'altra passerella. Così, bene. E sembra una rosa, appunto. Infatti dietro sembra che parte questa rosa e poi si va a spetalare, e appunto si abbina molto al concetto di rosa inglese, perché la rosa è molto ricca di petali all'interno, non è comunemente come, vero, la rosa classica. È un concetto diverso, quindi quest'abito mi ha ispirato tanto per questo bouquet. Ragazzi, sono dei maestri, fate un applauso, grandi, grandi professionisti, partendo da Cira, chiaramente a seguire agli altri amici che sono qui a raccontare di quello che fanno, della loro grande passione per questo lavoro e per le spose
in particolare. Grazie Martina, grazie, grazie a te. Ci vediamo dopo. E adesso invece c'è un cambio di look, un cambio di abito. Andiamo a stravolgere un po' e soprattutto ci rifacciamo a quello che prima Cira ci diceva. Ma la tendenza è ormai sempre di più quella del cambiare, è più spesso durante il matrimonio. Sì, io penso che ora non possiamo neanche più parlare di tendenza, ora si va di default. Vero. Che le spose minimo due abiti, e guardate qui che spettacolo. Questo può nascere sempre anche dagli abiti trasformisti, romantico ma brioso, e penso che è realizzato in su triplo organza questo ricamo. E il cambio del bouquet, perché il bouquet non può resistere per 10 ore. Neanche la sposa. Sfatiamo questo mito. Come la sposa ha bisogno del touch up, ha bisogno dell'art stylist che ritocca l'acconciatura oppure fa il cambio dell'acconciatura. Ragazzi, anche il bouquet, i fiori non sono imbalsamati. Quindi è tendenza che al cambio d'abito, al lancio del bouquet, ci sta il bouquet che verrà regalato. Tutte arrivate con questi bouquet spennacchiati, seccati, perché per quanto possono fare i miracoli, i flower, non arrivano integri. Vi prendete in giro. Ma poi con la stagione che abbiamo avuto quest'anno, tremenda. Vero. E poi, cioè, un bouquet, un abito, è il matrimonio, è il vostro giorno più importante, ragazze, quindi non neanche a pensarci, Ilaria. Confermo quello che ha detto Gira, assolutamente. Vero? Perché comunque vi voglio spiegare anche questo bouquet. Mi allaccio al discorso iniziale del bouquet romantico scomposto. Quindi questo bouquet pure ha un gruppo importante a sinistra che noi flower chiamiamo punto focale, dove ho concentrato queste bacche di pericum che stanno appunto a rappresentare le bollicine. Quindi è veramente un bouquet da bollicine, da taglio torta, e sicuramente poi da regalare eventualmente a una cara amica, a una sorella, a una persona speciale. Oppure il lancio. Oppure il lancio, deciderete voi. Sì, sì, sì. Dario, abbiamo parlato già di Vanessa, no? Sì? No? Erika. Eh? Di Erika, scusami, hai ragione, scusami, hai parlato già di Erika, no? Vabbè, è ben visibile che ci sia stato un cambio totale. Totale, insomma, no? Quindi è un trucco sicuramente un po' più da sera. Il fatidico rosso, che spesso sento dire che, ahimè, sa di volgare. Non so per quale motivo, credo che non ci sia colore più elegante, che magari appunto una sposa non è dedita a portarlo. Allora ci sono tantissime varianti, infatti su Erika ho usato un rosso borgogna, non sono andato insomma con il rosso classico Valentino, proprio perché la sua palette, essendo una palette tipicamente inverno, mi si addiceva di più rispetto a un rosso squillante. Grazie Dario. Miriam, questa volta niente coda. Questa volta niente coda, perché ecco, la nostra sposa in questo caso ha optato per il suo cambio look, e quest'anno vedremo delle onde diverse da quelle dell'anno scorso. L'anno scorso era una struttura un attimino più importante e più impostata, quest'anno invece si cambia ed è ancora più morbida, quindi questa sposa è libera. Poi ecco, si divertirà tutta la serata e lei sarà tranquilla con questo nuovo look. Ecco, il cambio d'abito è consigliabile in che momento della serata, Cira? Allora, se scegli solo due abiti, praticamente io dico quello in chiesa, madonnale. Ragazzi, io adoro le code, adoro i veli lunghi. Quindi per me la sposa è una Madonna quando entra in chiesa, anche molto composta. Poi io sono per il cambio ingresso sala, perché lì inizia la vera festa, il vero divertimento, perciò l'aperitivo ancora con l'abito classico senza velo. Appena si entra in location si toglie il velo e si fanno le fotografie libere. In sala col cambio d'abito se ne fate due. Al terzo eventualmente. Il
terzo per me è l'abito corto che va sfoggiato all'after wedding, non al taglio torta. Dopo il taglio torta. Dopo il taglio torta. Grazie, grazie Erika, grazie, grazie tante, complimenti. Noi chiudiamo questo salotto, matrimonio perfetto insieme alla nostra ospite, una tra le più brave professioniste del wedding italiane, ed è una nostra cara amica, è sempre un piacere incontrarti, rimarrà con noi adesso per assistere allo show pochissimi minuti, siete in tanti, quindi godetevi la sfilata che ci sarà tra qualche istante dell'atelier Bon Bon di Polistana, le collezioni, e avete visto già un'anteprima di quelle che saranno gli abiti per la sposa, ma anche per la sera, la cerimonia, il cocktail dell'atelier Bon Bon, e insieme anche lo show di Stefano Blandaleone, però, collezione 2025. Però non abbiamo chiesto all'atelier Bon Bon se la tendenza è quella che abbiamo raccontato, ci sono i cambi d'abito? Ci sono, sì sì, ci sono. Ma lo sai che cos'è? Perché altrimenti, perché gli stilisti dovrebbero presentare tanti abiti corti? Perché c'è la domanda. È vero, c'è, come se c'è. Io sono appena tornato da New York ieri, anteprima 2025, addirittura qualcosa 2026, pazzesco. Questi abiti corti meravigliosi erano riproposti e tanti, in tantissime collezioni. Allora andiamo ai saluti, partirei da Cira Lombardo, grazie per essere stata qui con noi stasera. Cira, scusami, no, Cira Lombardo, signori, Cira Lombardo, grazie, elegantissima, una delle signore più eleganti e più brave del wedding italiano, Cira Lombardo, grazie Cira, grazie. Grazie a te. Assisterà alla sfilata la flower designer Ilaria Epifanio. Vai Ilaria, vai, grazie. E lei è una hair stylist eccezionale, signori. Miriam De Angelis, come senza sfilata, vai, ti accompagna, guarda, vada, Miriam. Grazie, grazie a te Miriam. Beh, a Dario la sfilata la invitiamo pure, non perché non la sa fare, ma perché ce la invitiamo pure. Signori, un grande amico, un maestro vero, così come tutti gli altri del make-up, Dario Caminiti. Buon lavoro a tutti e auguri da Marco Renzi, seguite canale 85 in Calabria. Ciao, grazie.